Buonasera a tutti, allora grazie per essere qui, ringrazio il professor Martiolio, professoressa Guarino, professor Cipriani, professoressa Elia Snemer dell'Università Roma 3, tutti di Roma 3? No. No, tu sei di... Poi, io sono... Vabbè, dopo si presenta. E ringrazio anche il nostro amico Rodolfo Morbidelli per aver allestito in 448 perché il nostro proiettore purtroppo comincia a fare le bizze. Ringrazio anche i nostri amici Pietro Megarini, tutti gli addetti, Franco, Ennio, che hanno preparato la sala, e ci aggiungiamo a vedere questo interessantissimo documentario In attesa della gloria di Roberto Cipriani. Quindi io vi porto i saluti ovviamente di tutto il consiglio direttivo, che per ovvie ragioni non... Forse verrà Sandro Rossi in tempo dopo le 6, che non hanno potuto partecipare per ragioni di lavoro, e a questo punto io passo la parola al professor Martiolio. Allora, grazie Presidente, e grazie a voi, e grazie soprattutto al collega professor Roberto Cipriani, che ha voluto fortemente non solo entrare nello spirito del trasporto della macchina di Santa Rosa, ma entrare proprio nella realizzazione di un documento che non è, lo dico subito, non è il solito documentario che noi normalmente siamo abituati a vedere. Da quando c'è il sodalizio che ha preso in mano la valorizzazione del trasporto e della celebrazione della Santa, da quando la macchina di Santa Rosa è entrata nelle grazie dell'UNESCO, ovviamente l'interesse per questo evento è montato ampiamente a livello nazionale e internazionale, e ha generato anche l'attenzione di cineasti, fotografi. Se non sbaglio, qui c'è stata una mostra. Recentemente qui c'è stata una mostra al santuario c'è stata una mostra, sì, esatto. Quindi anche i documentari si sono succeduti, uno più bello dell'altro sicuramente, con la funzione specifica di stimolare l'attenzione, l'empatia dell'osservatore, sicuramente viterbese, ma soprattutto di coloro che l'evento lo conoscevano meno. Un evento che invece meriterebbe molta più attenzione, molta più empatia di tanti altri che ormai sono scaduti proprio a mero spettacolo, addirittura in certi casi quasi sportivo. Roberto Cipriani, mio collega da 40 anni, perché abbiamo cominciato bambini, siamo stati tutti e due allievi di Franco Ferrarotti, abbiamo iniziato insieme a tanti altri amici e colleghi l'insegnamento alla Sapienza, poi lui è passato all'Università di Roma 3. Bene, il professor Roberto Cipriani è uno dei maggiori studiosi italiani, europei e direi internazionali di religiosità popolare, e ha affiancato i suoi studi sociologici, che l'hanno portato anche a scrivere un manuale di sociologia della religione che è in grandissima diffusione, lo hanno portato appunto a spostarsi in una visione direi etnoantropologica del fenomeno religioso, e quindi concentrando la sua attenzione su manifestazioni di fede, manifestazioni popolari di fede, accompagnate da tutta una serie di ritualità che è anche il trasporto della macchina di Santa Rosa.
Quindi il suo approccio è di tipo scientifico, innanzitutto di tipo scientifico. Un'altra cosa che ci ha diciamo accomunato con il collega Cipriani è il fatto di introdurre fortemente lo strumento audiovisivo nella ricerca, io nella ricerca sociologica, lui nella ricerca soprattutto etnoantropologica. E quando si utilizza lo strumento audiovisivo ci sono grossi problemi di tipo metodologico, di tipo scientifico, e quindi il prodotto finale è sempre un prodotto che va valutato con attenzione, perché da un lato inevitabilmente la produzione di immagini, l'interpretazione dell'evento caricano lo studioso di ispirazioni emotive, di atteggiamenti che vorrebbero essere attenti anche alla dimensione più espressiva dell'evento. Dall'altra parte c'è la necessità di restare sempre un passo indietro a vedere cose che il pubblico non vede, che il pubblico viterbese in questo caso ancora meno, perché è abituato a darle per scontate, mentre invece sono parte integrante dell'evento, anche se a volte non sembrano importanti per noi, perché l'occhio dello studioso in questo caso si muove su piani, su forme di attenzione differenti. Che io sappia, questo è l'unico documentario di natura scientifica sul trasporto della macchina di Santa Rosa, e devo anche dire che credo che sia oltre al suo studio, credo che non ci siano molti altri lavori di carattere scientifico socio-antropologico. Io ricordo i miei, inevitabilmente, perché da viterbese e da docente universitario di sociologia sono stato quasi portato per forza, con la forza del vento viterbese, a occuparmene. Ricordo una ricerca condotta sulla formazione del sodalizio, la motivazione dei facchini, a farsi attori nello scenario viterbese. Ricordo una proiezione di diapositive del 79 intitolato Quella sera del 3, da cui poi Lorenzo Celestini prese il titolo del famoso inno. Io conservo ancora la copertina del 45 giri, e quella foto che c'è, la formazione che passa per Viannio, se non sbaglio, è una foto nostra che fa parte della proiezione di questo documentario audiovisivo fatto con diapositive. E anche lì noi provammo a mettere in mezzo osservazioni, dettagli che sembravano superflui rispetto al trasporto della macchina, la vestizione del facchino, il giro delle sette chiese, mangiare, fare la merenda, ecco. Eppure erano parte integrante dell'evento. Bene, io quindi vi invito, quando vedrete il documentario, a considerare che non è il solito documentario dove vedrete le belle cose, le cose successive. Certo, ci devono essere anche quelle, ci saranno delle riprese anche utilizzando anche fonti documentarie altre, ma quello che noi qui vedremo è quello che ci propone il professor Cipriani, è un approccio strettamente di carattere scientifico, etnoantropologico, che utilizza un altro linguaggio, un'altra semantica delle immagini e della sequenza cinematografica. Io ringrazio il presidente Massimo Megarini, che è un amico, e l'altro amico è Roberto Cipriani. Ringrazio le colleghe che lo hanno accompagnato e ringrazio voi per la vostra attenzione. Grazie.
così, no? Che onore, bene. Allora, l'onore è tutto nostro. Grazie, grazie mille, io sono realmente onorata, nel senso parlo dopo un professore importante all'interno della storia della sociologia visuale italiana, collaboro, mi si sente? Collaboro insomma in questo caso in un commento a un documentario visuale prodotto e lavorato dal professor Cipriani, cui ho enorme stima nel palinsesto sociologico italiano, e quindi insomma mi sento anche molto fortunata a essere qui, abbiamo lavorato insieme, mi occupo anche di sociologia visuale. E quello che vi vengo a raccontare in questa fase iniziale, cioè prima di aver visto il documentario, è innanzitutto facendo anche forse un po' eco a quello che ha detto adesso il professor Mattioli, che mi ha preceduto, non peraltro siamo sociologi entrambi, è una precisazione su cosa non è il documentario che appunto andiamo a vedere. Appunto, non è un documentario, noi non impariamo attraverso questi 27 minuti informazioni dettaglianti, ad esempio su quanto è alta la macchina di Santa Rosa, su quanto pesa, quanti sono i facchini, come si chiamano, se hanno dei nomi appunto specializzati, né altre informazioni che certamente se andiamo a cercare su Wikipedia troveremo in maniera più dettagliata, oppure se chiediamo qua agli astanti, che certamente sono molto informati rispetto a questo evento. Quindi questo non ha una bellezza, un desiderio di essere un documento oggettivo che va a precisare, ma non è neanche, ritengo, simile a quelle memorie sotto vetro che tutti voi, noi anche, abbiamo senz'altro racchiuse là dentro. Senz'altro tutti noi abbiamo partecipato all'evento della macchina di Santa Rosa, ma siamo anche andati quest'estate a qualche sagra di paese, abbiamo partecipato a un concertino, abbiamo visto dei suonatori di strada, li abbiamo ripresi e li abbiamo messi sotto vetro. Cosa abbiamo messo sotto vetro quell'evento? Che forse, probabilmente, anzi forse di sicuro, non abbiamo mai più guardato. Lo teniamo lì, è quasi una maniera inconscia per dichiarare la nostra presenza, forse più estetica che ontologica, cioè c'eravamo fisicamente, eravamo là, io c'ero, che i nostri tempi fanno sì che sia stivato attraverso queste memorie visive, soggettive, e forse se qualcuno le guardasse non le troverebbe poi così interessanti. Ecco, non è neanche questo. E che cos'è? Non pretendo di essere esaustiva nel mio trattato, diciamo così, perché faccio qualche annotazione. È senz'altro appunto un documento visuale, sociologico, fatto da un sociologo con una grande esperienza, che però voi non vedete nella sua, tra virgolette, pesantezza accademica in questi 27 minuti. Noi entriamo, anche grazie al lavoro sapiente, secondo me, questo connubio felice che si è avverato tra il professor Cipriani e la persona che ha montato queste immagini, noi seguiamo, entriamo progressivamente, mettiamo a fuoco quello che accade in questa città di Termo, in un giorno particolare, un giorno che poi ci raccontano le immagini, dopo 5 shot, sono immagini con delle didascalie sotto, abbiamo questi 5 shot con i rumori in presa diretta e poi entriamo appunto in un caffè, probabilmente il centrale del paese, non lo so, potrebbe esserlo. Questa è l'idea che abbiamo, vediamo le testate dei giornali, vediamo scritti che oggi è finalmente la giornata, l'apoteosi, che poi viene ripresa anche nelle parole delle interviste, l'apoteosi di tutto un anno di preparazione, di cosa? Della macchina di Santa Rosa, il trasporto della macchina di Santa Rosa. E adesso siamo molto curiosi. Il filmato ci porta dettaglio dopo dettaglio, ci trasporta letteralmente a questa giornata. E noi siamo lì con le persone che hanno dormito per le strade, vediamo proprio dei bivacchi di ragazzi giovani, vediamo delle macchine che vogliono passare e non riescono, vediamo le persone che già dal pomeriggio, perché lo sappiamo dall'orologio che segna il tempo che passa, hanno preparato le loro seggioline e stanno lì agli angoli delle strade e attendono. Cosa attendono? Attendono, poi lo sappiamo con le interviste, perché anche questo fa parte del lavoro del sociologo, che scava un contesto e fa fare dalle parole delle persone. Quindi ho conosciuto prima lì che di persona voi in qualche modo. E allora sappiamo appunto che questo anno di grande preparazione
entriamo e usciamo, spazi chiusi, spazi aperti, vediamo bambini che corrono, bambini che hanno una divisa bianca con una cintura rossa, una bandana in testa bianca, e solo un osservatore attento, diciamo un osservatore che è stato un professore facendo le riprese, o noi, o almeno io dopo la terza volta che ho visto il filmato, ho saputo che era propriamente la divisa dei facchini, perché io non conoscevo questa storia, non conoscevo questa festa, diciamo, propriamente festa, però l'ho imparata a conoscere fotogramma dopo fotogramma, in questa maniera molto, direi, colloquiale, familiare, costruita proprio prendendoci per mano. E allora poi arriviamo con questa informazione negli ultimi 10 minuti, è un vero e proprio climax, cioè noi andiamo a crescere, a costruire il ritmo che vedrete, e quindi c'è proprio in questo, sottolineo, il lavoro ottimo di montaggio, andiamo a vedere, e seguiamo proprio questo corpo a corpo fisico dei facchini, sentiamo la fatica, la vediamo sui loro volti, il sudore, e al contempo vediamo la possenza della macchina e anche questa folla che accompagna essa stessa il movimento della serata, perché anche questa fa parte dell'iniziativa, come certo. Lei dice proprio, c'è un solo corpo, un solo passo, un solo cuore, un solo battito, e noi lo vediamo anche negli astanti. Questo è l'aspetto fisico che traspare delle immagini, ma c'è anche un aspetto visivo, di luci, vedrete il bianco appunto delle divise, ma il bianco delle luci che la macchina emette, ma anche sempre lì, noi siamo presenti, le persone sono riprendono. È bello questa, è bello perché ci accompagna e ci accompagna in maniera enfatica. Allora, prima di concludere questo intervento, quello che sottolineo è che questo piccolo appunto documento visivo ha il pregio di portarci con sé, e non ci porta solo con sé a guardare questo filmato, ma ci porta un po' anche a casa. E lo dico perché io sono bolognese. La mia nonna è toscana, io ho vissuto con le sue memorie la storia del Palio di Siena, un'altra costruzione, un altro territorio, altro, ma sempre io l'ho raccolto, quelle altre esperienze, attraverso i dettagli, quei dettagli inutili, apparentemente minuti, inezie, che però sono proprio quelli che ci riportano a casa, sono quei sapori, quelle madeleine, diciamo in altre costruzioni letterarie, che ci aiutano a sentirci parte di qualcosa di vissuto, di una comunità. Quella comunità che poi è segnata da il legame, elemento centrale, questo sentimento che tiene insieme la comunità, la nostra comunità e le nostre comunità. Ecco. Quindi, insomma, buona visione e grazie ancora per questa. Complesse, perché attraverso strutture in metallo si riesce a sostenere per aria, come se volassero, dei bambini. Però voi qui avete i facchini, che certamente sono il punto di riferimento, ma poi alla fine vedrete che il discorso è molto più complicato.
Ci sono in Spagna, in particolare a Siviglia, ma anche in altre città della Spagna, per esempio a Valladolid, dove poi ho realizzato un video di ricerca. Ma mi soffermo soprattutto su Siviglia. A Siviglia, coloro che si mettono sotto las andas, sotto le stanghe, sotto le assi, si chiamano costaleros. Io naturalmente non posso fare il ciuffo, ho provato, posso fare la spalla, 1,35 m all'altezza della spalla. Pensate che questa però non è solo una modalità del cristianesimo. Ieri, in India, hanno portato in processione, così come si è portato in processione la Macchia Santa Rosa, Ganesh, il dio elefante. È andato anche in televisione in questione. Io però, da sociologo, voglio soffermarmi su alcuni piccoli dettagli. Spero che non mi siano sfuggiti. C'è una ragazzina sul passeggino che mi saluta e che dice ciao, e poi mi dice ciao, e io mi sto riprendendo e che non riesco a controllare tutto quello che mi circonda, non rispondo. Allora mi dice oh, come a dire, guarda che qua ci sono io. Allora capite anche il tipo di rapporto che si crea, ci sono e non ci sono, non voglio interferire. Ma poi ci sono tante ispezioni straordinarie, perché se voi andate in modo spontaneo, se non preparate una scaletta, vi vengono fuori delle cose straordinarie. Io un giorno volevo fare persino una collezione di vari filmati in cui mi sono successe cose straordinarie che non potevo prevedere, che neanche Fellini, se l'avesse immaginato, avrebbe potuto costruire. Avete visto quella scena in cui passa un ragazzo, un super facchino? Sì, super. E la donna lo saluta e dice, mi raccomando, bravo, come a dire, svolgi bene il tuo compito, cioè tu sei titolare del facchinaggio allo stesso titolo di tutti gli altri che effettivamente vanno sotto la macchina. E poi questo bel colloquio, uno dice l'audio era disturbato. Secondo me l'audio rende bene la immedesimazione che c'è tra il presidente e tutti coloro che stanno dietro. Voi dite eufemisticamente a far merenda, altro che a far merenda, ho visto pranzi mondiali. Chiusa la parentesi. C'è di tutto lì. Ci siamo intesi, Ci siamo intesi. Siamo tutti un sentimento, ci siamo intesi. E poi, in una delle prime scene, io passo davanti a un negozio, la signora saluta, buongiorno, buongiorno, abbiamo, io non capisco che cosa, e rispondo con un sorriso. Un grande esperto che ha visto questo filmato mi ha detto ma insomma non sei stato molto garbato, però io ero imbarazzato come lo ero con la bambina che mi diceva ciao ciao, io non rispondevo. E poi significativa quella scena della signora che deve passare con la macchina, che qui c'è la via di fuga, quella della sciola, i ragazzi che mi malapena si accordano e lasciano passare. E poi devo dire ho molto apprezzato la citazione che il presidente ha fatto della signora Anna. Ecco, questa attenzione ai singoli, l'invito ai superstartini ad alzarsi in piedi, attenzione, lui non ha usato la parola, io non la uso. Tutti sappiamo chi sono i superfattini. E non usando la parola, li consideriamo persone alla stessa stregua di tutti gli altri. Anzi.
Io, come dire, ne ho viste di tutti i colori. A Siviglia, Progezione della Macarena. Gli omosessuali sono protagonisti ed è l'unico momento in cui in città possono essere protagonisti senza essere insultati. E possono gridare rivolti alla Madonna, la Macarena, guappa, 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 bella, bella, bella. E se tu chiedi ai figuranti che fanno lì, uno dice sono soldati romani. Allora io pongo una domanda, siete soldati romani? No, mucho más, molto di più. Sono los hermanos della Macarena. Siamo gli armati della Macarena. Ecco, allora, diciamo, questo protagonismo è talmente diffusivo che investe persino le persone defunte. Ho chiesto all'amico Francesco, che ringrazio, come ringrazio il Presidente, come ringrazio tutti voi, chi è Silvano? Perché a un certo momento sono messi a dire Silvano, Silvano, Silvano. Probabilmente è una persona defunta che viene ricordata al momento in cui si compie l'atto del trasporto della macchina. E poi anche tutta una serie di elementi che, a guardar bene, che ci sono tantissimi altri. Berna ha fatto una selezione, ma ha contato che ci sono più di 100 scene. E anche piccoli dettagli, non so, avete visto, per un certo momento un mendicante che era lì, con un secchiello di plastica. Ma, come dire, non ho insistito con la macchina, è stato un attimo, come dire, ecco, c'è anche questo. C'è anche questo. E poi, non so se avete notato, ecco, certamente questa macchina della gloria resterà nella storia di questa città, perché ha un suo peso, non solo in senso fisico, lo sento, anche in senso simbolico e metaforico, perché è durata a lungo, perché è piaciuta. E singolarmente, io non so se sia avvenuto prima o dopo, ma persino un movimento evangelistico che è stato fondato qui a Viterbo è stato denominato alla gloria. È stato fatto il riferimento alla gloria. Voglio spiegare il titolo. Il titolo è venuto veramente dopo tutte le riprese, perché era chiara la dimensione dell'attesa. Il Presidente ha usato una espressione, l'apoteosi della preparazione. Guarda, questa è una frase da studiare. Perché involontariamente lui ha detto delle cose straordinarie. L'apoteosi della preparazione. Come l'apoteosi non viene dopo, quando c'è la macchina. No, viene prima, quando c'è la preparazione. Ha invertito l'ordine degli addendi. Ha invertito l'ordine della fenomenologia, così come si sviluppa. Quasi a sottolineare che è un tutt'uno. Come un tutt'uno il dettato del titolo, l'attesa della gloria. Attesa e gloria stanno insieme. L'attesa in funzione della gloria, la gloria in funzione dell'attesa. E che cos'è che caratterizza questa attesa? Lo stare insieme, come stiamo insieme questa sera, come stanno insieme i giovani che attendono, addirittura da due giorni prima cominciano a divaccare, due giorni prima. Uno stare insieme che porta poi a questa esplosione finale. Ma avete visto? Fischi, applausi, grida. Quel rumore era davvero tale, non è che abbiamo alzato il volume. Era quello il livello che noi abbiamo registrato durante le riprese. Naturalmente apprezzato anche, lo dico,
la scelta che Ferro ha fatto delle musiche, sono musiche che hanno un carattere medievale. Poi c'è questo violoncello che ogni tanto sottolinea alcuni passaggi, e poi queste scritte che richiamano alcuni elementi importanti, fondanti della simbologia viterbese. A questo punto cambiamo pagina, perché io in qualche modo vorrei ribaltare e cambiare le carte in tavola rispetto a tutto quello che abbiamo detto sinora e probabilmente a tutto quello che si è detto sinora a proposito della macchia di Santa Rosa, facendo una proposta. Cominciamo a pensare alla gloria, al dies natalis prossimo venturo, alle ali di luce, eccetera, eccetera. Soprattutto immaginando che si tratti di un albero, perché questa è l'origine arcaica del monumento che va a perciò. L'albero della vita e della morte, l'asse cosmico che secondo alcune tradizioni antiche nasce dall'Equatore ed è una sorta di albero che raggiunge il cielo, che raggiunge dunque la divinità, che raggiunge colui che è sovrano. È un albero del giardino dell'Eden, che quindi anticipa il paradiso, la gloria del paradiso. Quindi, come dire, un invito a guardare con occhi diversi, perché probabilmente scopriremo molte altre cose. Un dettaglio, e questo mi ha colpito moltissimo. Dicono gli studiosi della preistoria e gli studiosi di civiltà antiche, antichissime, che si usava seppellire i morti vicino agli alberi, perché traessero dagli alberi sacralità e attraverso gli alberi potessero salire al cielo, gli alberi come scala. So che alcuni nomi di defunti vengono inseriti nella macchia di Santa Rosa. State facendo una cosa che è vecchia di milioni di anni. Come dire, inconsapevolmente noi torniamo a riproporre schemi, meccanismi che sono insiti nel nostro stesso sentire. E quindi diventa questo albero elemento significativo della risurrezione e dell'eternità. Soprattutto in Asia, il morto è posto quanto più in alto possibile. Pensate alle pile che si ergono in India per bruciare i morti. Ma perché in alto e non in basso? Si può bruciare benissimo a terra? Non perché sia più vicino al punto d'arrivo, alla destinazione ultima. E sempre secondo alcune narrazioni che ritroviamo e che sono comuni non solo al mondo occidentale ma anche al mondo orientale, sotto l'albero della vita scorre una corrente liquida sempre, dunque eterna, che ristora, che rifocilla, che disseta, che aiuta. Qualcuno dice che questo albero sostiene anche il cielo. In effetti, anche nel passato, in Egitto, come anche nel mondo romano, vi erano degli alberi sacri. Per esempio il sicomoro, su cui sale un personaggio evangelico perché non riesce a vedere Gesù. Zaccheo. E insieme al sicomoro, che era sacro per gli egiziani, noi possiamo ricordare anche altri alberi, certamente la palma del latte per la sua altezza, o anche l'ulivo e anche il ficus della specie, guarda caso, detta religiosa.
Persino Buddha piantò un albero, l'albero dell'immortalità. Allora, vedete che ci sono delle cose piuttosto intriganti, no? Che ci interrogano, insomma, è davvero anche un albero, sì. In termini arcaici è un albero, anche se ha la sua conformazione, anche se può essere un campanile, come sarà prossimamente, o qualcosa d'altro. Però un albero in cui noi abbiamo quattro elementi: radici, tronco, foglie e frutti. Radici profonde, un tronco saldo, perché deve portare molti rami, tante foglie per presentarsi ricco e tanti frutti preziosi, utili a sostentamento, utili alla vita. Ma c'è anche la quadruplice dimensione sempre presente in tutti i racconti, in tutte le narrazioni, di acqua, aria, fuoco e terra. La terra è la base su cui poggia la macchina, il fuoco ovviamente sono le luci, l'aria la tocca continuamente passando per palazzi. E l'acqua dov'è? Il sudore dei fanghini. Dunque abbiamo anche in questo caso una perfetta verifica degli elementi cosmici fondamentali. Alcune riprese non sono mie, ma sono della video production di tempo, per motivo molto semplice. Io non potevo stare sul balcone e contemporaneamente sotto la macchina di Santa Rosa. Potevo essere fuori presente, né avevo organizzato o avevo fondi per mettere in piedi tutta una serie di equip che seguissero i vari momenti. Quindi, ripeto, sono molto grato e chiedo al professor Mattioli di porgere il mio sentito ringraziamento alla video production di te. E voglio concludere. Se manteniamo la metafora dell'albero, i fanghini cosa sono? I fanghini sono le radici dell'albero, senza le quali l'albero non si regge. Ma vado ancora più avanti. Io non so quanti di voi si intendono di agricoltura, ma il punto finale della radice ha un nome specifico: colletto. Perché colletto? Perché unisce, vuol dire, il capo al tronco, unisce tutta la struttura alla terra da cui trae linfa, perché la pianta possa fruttificare, perché la pianta possa produrre sia frutti che fiori, ivi compresa una rosa. Viva Santa Rosa! Montare un prodotto di questo genere è come scrivere un articolo.
così riuscivo ad andare avanti in questo lavoro e si sente schiacciato, veramente è un problema. Perché? Perché si sa che bisogna scegliere di tutte quelle scene, solo alcune, e come si fa a scegliere? Che cosa lasci dentro e che cosa lasci fuori? Dunque, come possiamo fare questo? Beh, io quello che ho pensato poi il criterio, diciamo, della linearità della storia, del quale vi parlerò anche dopo, ma anche il criterio di rispettare ciò che il ricercatore che è andato sul campo, il professor Cellani, no? Ha avuto uno sguardo particolare, e questo sguardo è qualcosa che lui ha creato con tutte queste interazioni delle quali lui ha parlato. Dunque io avevo in realtà una posizione privilegiata, il fatto che chi ha fatto tutti quei filmati, è vero che sono diventati 100 filmati, perché 100 filmati si sono nate 100 domande con altre tante risposte possibili, è vero che questi filmati li aveva fatti lui, che non solo è una persona sapiente, ma è estremamente curioso. E quindi a volte le mie domande erano chiedermi: ma perché ha filmato questo? No? E ho pensato alcune cose, no? Ogni volta che lui ha azionato la telecamera, sicuramente ci sarà stato un motivo, ma la verità è che a volte, secondo me, nemmeno lui ha saputo perché ha ripreso quella scena. Quindi nella mia idea, no? Di quello che io ho vissuto, no? come montatrice, c'era anche questo. Dunque in quel momento io poi ovviamente, no? Quando uno dice come faccio a uscire di questa vertigine, perché io mi sono sentita con una sensazione veramente di vertigine, come faccio a scegliere i pezzi? Cosa si fa? Si legge, si va a cercare gli autori che sono più vicini, che pensi che ti possono aiutare. E poi ho trovato due. Uno è Indro Calvino, che conoscete benissimo, quindi forse potreste ricordarvi, forse sono letture un po' antiche, però sono delle letture molto importanti. Lui nelle lezioni americane parla di una cosa che si chiama la molteplicità. Lui dice tante cose, ma l'idea che a me mi ha aiutato è il fatto che lui dice che il romanzo moderno è un metodo di conoscenza. Il romanzo moderno perché è una sorta di rete che unisce persone, cose, mondi, dove tutti agiscono insieme e tutti hanno anche, si ritrovano e si condizionano, no? E quindi questo è quello che dice l'altro autore, è Walter Benjamin. Walter Benjamin, per esempio, lui ha un'idea, soprattutto quando si riferisce alla storia, oppure anche all'estetica, anche alla verità, questi argomenti qua. Lui pensa che la frammentazione è molto importante, perché è ciò che ci aiuta a rifiutare che ci sia una sola interpretazione, quindi tante cose che succedono contemporaneamente non è necessario che noi le capiamo tutte e che ci sia una sola interpretazione, ci possono essere tante, quindi questa idea della complicità. E quindi appunto alla luce di questi pensieri, di questi autori, mi rendo conto che alla fine questa vertigine che io sentivo all'inizio non era poi così male, perché io alla fine quello che ho avuto è una sorta di esperienza. Io non ero qua, io non conoscevo Viterbo, sono stata una volta solo in un'altra occasione, quindi io non ero qua quando è accaduto nel 2019. Io ero dietro al programma di montaggio, però guardando tutto questo materiale ho avuto l'esperienza appunto della pubblicità e di questa frammentazione, e questo è importante. Quindi anche io entravo in questo campo. Adesso io, se mi permettete, qualche cosa la leggo, così invece di fare 10 minuti sono 30 secondi.
per me gloria e generosa, perché ha uno scopo, c'è una linea narrativa, c'è un tempo e uno spazio preciso, definibile, c'è un prima e un dopo. E questo prima e un dopo è una sorta di arco teso. Dunque, con tanti sentieri, con tante ramificazioni. La macchina parte da un punto e finisce in un altro. Quindi l'idea della linearità insieme a quello che vi ho raccontato, la molteplicità, questa per me è importante. Dunque, anche nel percorso del professore, anche lui parte da un punto, arriva a un tempo, no? Si reca nei posti, registra ciò che vede e gli di posizione soggettiva, pensando un po' dietro la sua spalla, e guarda tutto quello che guarda lui. E nella lingua spagnola guardare non significa osservare, significa osservare. Quindi ha anche senso questa cosa. Dunque questo posizionamento tanto comodo, no, che avevo scelto, alla fine ho capito che in realtà era un'illusione, l'illusione di essere oggettiva. Io faccio quello che il professore ha voluto. No, no, non è possibile, perché è così che io divento una ricercatrice, perché io sono dentro questo montaggio, perché chi è che sceglierà quella scena con rispetto a tutte le scene possibili? Sarò io a farlo. La scena che mi ha fatto capire questa cosa è una scena veramente semplice, forse l'avete già dimenticata. C'è una ragazza che sta con una ragazza che suona il tamburo e che dice all'amica: sorridi! E l'amica un po' si vergogna. Questa scena mi ha fatto capire una cosa, che prima di tutto che questa ragazza non, di sicuro non diceva sorridi se non si fosse trovata davanti a una telecamera, quindi davanti al ricercatore, quasi un'osservazione partecipante questa, no? Si direbbe. E questa cosa non sarebbe successa. Però appunto la mia presenza nel scegliere quella scena, perché in me ha risuonato, allora è diventata una sorta di gioco di specchi. Dunque la distanza fra questa ragazza che sarà in giro sicuramente un po' un pomeriggio, si prenderà un gelato o qualcosa del genere, e me che vengo dall'altra parte del mondo e che stavo dietro a quel computer con facendo il montaggio, si è accorciata di colpo. E questo è anche io questo lo leggo perché così non lo diciamo che questo è che si accorcia, si restituisce l'attenzione fra tutti gli aspetti epistemologici, quindi il modo nel quale noi conosciamo le cose, e le esperienze che noi possiamo avere come ricercatori. In ognuna di queste ragazze, sia quella che tira, sia il professore, sia anche l'altra ragazza del tamburo, sicuramente c'è un'altra storia. E quindi ecco le ramificazioni, ecco la molteplicità che prima mi aveva fatto sentire la vertice. Finisco. La narrazione chiede di essere animata da un battito che a volte deve essere continuo e incalzante, come quello dell'orologio in piazza, quello dell'inno a Santa Rosa, o quella voce che dice dei facchini: sinistra, sinistra. In assenza di questo ritmo, la pena è semplicemente la morte. Questo lo sanno. La situazione è la propria narrazione, un arco teso verso una direzione, e dunque il racconto comincia a accelerare e a arrivare, come abbiamo visto Gloria come un lago, verso la sua destinazione. Nella sua lezione sulla rapidità, anche perché è un altro insegnamento di Calvino, vengono citate delle note dello Zibaldone di Leopardi, e dice: la rapidità piace perché presenta l'anima una folla di idee simultanee, e quindi l'anima non ha tempo per restare in ozio, ne priva di sensazioni. Rapidità è una parola che condivide la stessa etimologia della parola rapire, e ci si può rimanere rapiti guardando
bambino, anche da lontano. E perché uno dei registi più influenti che Einstein ha scritto molte cose su un linguaggio in particolare. Ciò che lui ha detto è che non è un'immagine dietro l'altra che fa e crea dei pensieri, ma è quella costante delle immagini che a volte possono avere anche delle contraddizioni tra di loro. Questo può creare anche il pensiero. E in questo modo il cineasta ci insegna al montatore audiovisivo che, assumendo la propria soggettività, il senso dell'immagine può cambiare lo spettro di immagine che viene mostrata per creare nuovi significati. E così nasce l'inizio di questo documentario: la rosa, la pietra, il leone. In questi giorni il mio vecchio maestro di poesia, Edoardo Casali, ha vinto un prestigioso premio nazionale. Nel suo discorso ha voluto ribadire un concetto che, a mio parere, avvicina la sociologia audiovisiva alla poesia. Nel suo compito ulteriore di restituire la conoscenza alla società, e ha detto questo: si può scrivere un poema, ma la vera poesia non sarà presente finché non avrà trovato una risonanza in chi la ascolta. Grazie. Siamo rimasti, ma anche grazie agli amici Facchini presenti, molto colpiti sia dal filmato, molto bello, molto particolare, è vero, non è il solito documentario della macchina, della chiesa, no, ci sono delle cose particolari che vanno forse riviste ancora una volta per rivederle meglio. E le bellissime parole dell'amico Francesco, del professor Cipriani, del professor Savarino, della professoressa Maria Stremer. Mi è piaciuto tantissimo l'albero, veramente mi ha colpito nel profondo, e soprattutto il fatto che noi Facchini siamo le radici di questo albero che permettono di tenere ben saldo. Quindi facciamo nostra questa definizione e portiamocela nel cuore e nella testa. Grazie a tutti e grazie a tutti.